Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo. Iniziamo con il primo video con il cambio del filtro della fase gassosa del GPL. Allora, sono molto dispiaciuto e anche incazzato perché porti la macchina dal gassista e non fa il suo dovere. Allora, vi faccio vedere. Ho smontato l'elettrovalvola. Questo è il polmone, l'ho rigirata. Questa è la parte elettrica che sta attaccata sopra. Questi sono le varie viti, i vari pezzi. Premetto che questo è un impianto che ha 13 anni. Questo era il filtro che già ho pulito. Guardate, guardate, insomma, è nero. È nero. E però quello che vi voglio far vedere nel pulire la vaschetta, che è questa che ancora è in fase di pulizia, però vi voglio far vedere che era completamente nera, completamente nera. Questa non è stata mai smontata e ancora la sto pulendo. Vi faccio vedere che cosa si crea dentro. Guardate, gli altri fazzoletti li ho buttati, uno era questo e altri 3-4 li ho buttati proprio per farvi vedere cosa entra dentro i motori se non viene fatta la manutenzione. Questo è un motore nuovo, che ho già detto, ho fatto rifare il motore nuovo, però mi ritrovo in queste condizioni a fare il primo tagliando e questa è la situazione. Quindi, che non ci sono altre parole. Allora, questo filtro qua adesso lo dovrò trovare perché adesso li fanno così. Adesso li fanno così come ho fatto vedere prima nel video precedente, i filtri dell'elettrovalvola. Siccome, ripeto, questo è un impianto che ha 13 anni e la casa che ha fatto questo impianto non c'è più, è andata fallita. Adesso o vado dal gassista e già io ho parlato di questo discorso con lui e non si trovano più i pezzi di questo impianto, quindi devo vedere se riesco a trovare questo filtro qua, che alla fine è un semplice filtro di feltro, che volendo posso pure, se non lo trovo lo faccio io, compro il feltro, lo taglio a misura, lo taglio e faccio il buco al centro e via. Adesso vediamo un attimo la soluzione per questo, però vi volevo far vedere, cioè la situazione, no? Cioè io sì, questo motore l'ho fatto smontare a pezzi, pistoni nuovi, fasce, tutto nuovo, e poi entra quella porcheria dentro il motore. Voi che fareste? Vi incazzereste? Niente. Questa parte era completamente nera, la parte sopra l'ho pulita già e è ritornato il colore, però era nero. Adesso faccio lo stesso lavoro qui, faccio lo stesso lavoro qui, sopra diciamo è quasi pulito e sotto è da pulire bene. Lo finisco di pulire, ho pulito anche questi, sono gli anelli di tenuta che erano neri anche loro, e poi andiamo a rimontare l'elettrovalvola e poi passiamo al filtro della fase liquida. Questo è semplice da smontare perché sono due viti, uno e due, togliete gli anelli di tenuta, togliete il filtro e lo rimettete nella stessa posizione però con la freccia che rivolge verso gli iniettori, ok? Questo vi fa indicare questa freccia qui, guardate bene, che dal polmone va verso gli iniettori, ok? Quindi è la direzione che parte dal serbatoio, la direzione GPL, serbatoio, polmone, elettrovalvola, filtro prima degli iniettori, ok? Quindi ecco, vi ho fatto vedere la prima fase, il primo video sulla sostituzione del filtro, la pulizia dell'elettrovalvola e niente, e proseguiamo con i lavori. Questo qui ve l'ho spiegato, adesso lo andrò solamente a sostituire, già vi ho spiegato come si fa. Ok? Comunque, niente, controlliamo sempre le nostre auto, al di là degli specialisti professionisti, che non tutti lo sono, purtroppo. E niente, però,
noi diamo sempre un'occhiata, oltre a guardare i livelli, come il livello dell'acqua, deve essere sempre pieno, vedete? Non deve stare giù. L'acqua deve stare sopra la tubazione, quindi deve essere pieno. La vaschetta dell'acqua, i livelli dell'olio. Questa macchina è stata fatta benissimo perché ha tutto a portata di mano. Vedete? Cioè i livelli, vedi tutto, è tutto a vista, quindi qualsiasi problema apri il cofano e capisci subito il problema. Niente, questo è il bello delle auto vintage, che ecco, una mattinata libera fai il lavoro. Questa è la scatola che vi facevo vedere, tutti i pezzi di ricambio. Ho comprato da su Autotoc e ho preso i pezzi per due auto. Questa qui è quella di mia moglie, che è una Toyota Yaris 1004 diesel. Ho speso 85 euro per fare il tagliando sia a questa che a quella. L'olio è il 530, che va bene per tutti e due i motori. 30 euro più 30 euro di là sono 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 euro. Faccio il tagliando a tutte e due le auto. Già la 500 l'ho fatto e a posto. Ragazzi, ecco, per farvi vedere la situazione dei filtri, cambiamoli sempre. Anche prima, questo qui va cambiato ogni 20.000, dai 20.000 ai 30.000 chilometri. Quello lì, io adesso da oggi in poi, ogni tagliando cambio tutto. Già avevo preso questa decisione, lo faccio io perché alla fine la porti dal meccanico e questa è la situazione. Ho speso un sacco di soldi per fare il motore nuovo e poi ho i filtri di 10 anni fa. Va bene, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao ciao!